piace scherzare naturalmente. Il direttore. Direttore, sì, si può dire. Del coro di Piazza Vittorio, che si presenterà e presenterà i nostri ospiti. Buonasera. Io illustro brevemente il coro, e il coro non so quanti anni sono che ci frequentiamo, non lo sappiamo più ormai, dopo il 2000, qualcosa dopo il 2000. Il coro, diciamo così, ha la pretesa di accogliere chiunque si bussa alla nostra porta, quindi noi non cacciamo nessuno, e come abbiamo coniato tempo fa una frase che dice accogliamo tutti ma non facciamo scappare i più bravi, perché accogliere tutti è facile ma non fare scappare gli altri più bravi. Un'altra frase sempre che diciamo è non è obbligatorio cantare tutte e 100 le note che ti toccano, se vuoi cantare 80, l'importante è non cantarne 101, no di meno va bene, no di più no. Questa insomma è la nostra linea guida, la nostra rotta. Cerchiamo di cantare musica, capolavori della musica corale, così come anche dei brani un po' più leggeri come saranno quelli di questa sera, sperando di non appesantirli. Ci manca qualcuno, cioè anche quello che presenterebbe di solito i brani, che sarebbe il nostro Fabrizio, ma abbiamo qualche defezione, visto che qua sono tutti malati. Quindi mi toccherà anche presentare i brani. Eh? Siamo all'ospedale. Siamo all'ospedale, quindi ci capirete. Noi abbiamo un programma di sala, quindi avreste dovuto dirlo, ma non ce l'avete, sarò io il vostro programma di sala. Allora, non sono napoletano, sono acerrano, no, ci deve capire perché voi siete di Napoli, di Napoli dove? Di Acerra, faccio di Napoli. Il primo brano è Stille Nacht, che tutti conoscerete, scusate, ma questo non so perché. È pubblicato nel 1818, è uno dei canti natalizi più famosi al mondo. La leggenda vuole che la canzone sia stata eseguita per la prima volta in una piccola chiesa, la notte di Natale del 1818. Quindi questo brano ha la bellezza di 205 anni. È ormai un inno natalizio senza tempo. La leggenda dice che durante la vigilia di Natale del 1914, quindi durante la prima guerra mondiale, i soldati tedeschi, gli alleati inglesi, francesi e belgi iniziarono a cantare canzoni natalizie dalle rispettive trincee. Uno di questi fu Stille Nacht. Le voci si mescolarono attraverso il campo di battaglia e i soldati, spinti dallo spirito natalizio e dalla condivisione dei momenti di pace, iniziarono a uscire dalle loro trincee, incontrandosi nel terreno neutrale per scambiarsi auguri di Natale, cibo e regali improvvisati. Questa breve interruzione della violenza, insomma, fu chiamata la tregua di Natale. Gli episodi di fraternizzazione, e questo si dovrebbe far riflettere, con il nemico furono giudicati negativamente dagli altri comandi e severamente proibiti per il figlio.
che marca il nome, sono io, non mi riconosce di me. Il secondo brano si intitola Concordia. È stato scritto da... Ecco qua. È un'opera tratta dall'opera Gloriana di Benjamin Britten e ha debuttato nel 1953 in occasione della celebrazione del coronamento della regina Elisabetta II, che se non sbaglio ci ha lasciato da poco. Sì. Da poco. Gloriana sta commissionata appunto per celebrare questo coronamento e il testo è questo: Concord is here, our days to bless, and these our land, eccetera, eccetera. Non ve lo dico tutto anche perché la mia pronuncia è pessima. Una traduzione non letterale, quindi che il testo non lo permette, è questa: la concordia è qui per benedire i nostri giorni, per dare alla nostra terra pace e felicità in abbondanza. Concordia e tempo hanno bisogno l'uno dell'altro. I frutti più maturi possono essere colti soltanto da loro due messi insieme. Thank you.
con il prossimo brano voglio innanzitutto salutare Raul che ci darà una mano alle percussioni. Sheba. Raul Sheba. Scusami, io sapevo Raul, non mi ricordavo. Che fa parte della prestigiosa orchestra di Piacenza. Che vuol dire questa roba? In Beverly Hills,
piccolo sondaggio: quanti in questa sala non hanno mai visto Frankenstein Junior?